Il nuovo provvedimento dispone che il contributo per l'anno 2012 dovuto dalle imprese per il SISTRI, Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti, debba essere pagato entro il 30 novembre 2012. È arrivata la conferma ufficiale insieme ad altre novità in merito all'iscrizione del SISTRI. Se il decreto sviluppo ha previsto la sospensione del sistema e del versamento dei contributi delle aziende in attesa di verificare la possibile e reale operatività del sistema, novità si profilano all'orizzonte. Con decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono state modificate ed integrate alcune norme riguardanti il decreto ministeriale numero 52 del 2011, sia operative che procedurali e amministrative. Tra le novità, la possibilità per gli enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voluta dell'autorizzazione, di delegare l'iscrizione e le procedure a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.